Bentornati a tutti. Oggi è domenica, 26 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Peperoncino nell'aria. Profumo di peperoncino nell'aria, così forte da farvi pizzicare il naso. No, non avete le traveggole, è il rosso Marte che all'ora di pranzo, quando vi apprestate a servire un bel piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino, lascia i gemelli per piombare in Cancro, il vostro dirimpettaio zodiacale, di regola così dolce, perfino un po' pigro, ma ora avrete modo di apprendere la differenza. Subito una forchettata troppo piccante che vi fa lacrimare gli occhi o un battibecco col partner, oltretutto inaspettato, è sempre così carino e dolce. O forse per qualche settimana vi toccherà dire era, perché all'orizzonte vi annunciano confronti a fuoco. Meno male che a sedare un po' le fiammate, dopo l'exploit iniziale, provvedono Nettuno acquatico, facitore di sogni e amico del vostro segno e la Luna calma e paziente in Toro, accompagnata da Venere sensuale. Ed è noto che quando in gioco c'è il cuore anche i bollenti spiriti si placano. Un chiarimento importante nella coppia si traduce in un'immediata intesa, un nuovo modo di stare insieme e la coppia che si rinnova. Momenti di dialogo per i single che avranno modo di approfondire le conoscenze. Oggi i pianeti predispongono ai grandi ritorni, per molti di voi ci potrebbero essere ritorni di fiamma e imprevedibili visite. La vita di coppia oggi risente del vostro nervosismo, se avete preso delle decisioni importanti fatene partecipe il partner anche se la cosa riguardasse proprio lui. Oggi il mondo sempre avercela con voi. Cercate di restare calmi e di non attaccarvi a tutto. Passerà presto. Non badate ai pettegoli. Cercate di portare avanti le vostre idee con più determinazione. Giorno strano. Misteri. Intrighi. Segui soltanto il tuo intuito. Malinconia. Passa la giornata in compagnia di amici allegri e simpatici. Oggi potreste essere colti dal disappunto per una persona che vi contesta su tutto. Nel pomeriggio alcuni di voi faranno bene a tentare la fortuna. Potrebbero avere delle soddisfazioni davvero incredibili e risolvere alcuni dei loro problemi. Curate di più i rapporti con colleghi, di lavoro o di studio, e con gli amici. Alcuni potranno essere anche interessati, ma generalmente non lo sono. Non sforzatevi oggi di fare pulizia sui social. Rimandate a quando avrete più tempo e serenità. Una possibile discussione con un figlio o un amante. Meglio evitare il gioco. Sarai distratto. Questioni riguardanti l'amore o i soldi da sistemare. Avete le energie necessarie per mostrare le vostre qualità, se fino ad oggi le avete tralasciate, oggi cercate di sfruttarle al massimo. Non fatevi prendere dal panico. La tensione è alle stelle ma presto vi ritroverete a rilassarvi e a godere del buon affare effettuato. Non preoccupatevi troppo delle vostre finanze, potreste riuscire con un po' di ingegno a cavarvela con poco denaro. La vostra positività è contagiosa e anche il vostro partner verrà attratto da questa energia. In amore avrete la possibilità di rinsaldare e migliorare i rapporti già in atto. Nuovo giorno in cui la Luna sprigiona i suoi buoni influssi sul vostro segno dal momento che si trova in Toro insieme a Venere. Man mano che si arriva sul far della sera, il vostro umore può diventare sempre più leggero e il vostro spirito si fa lieto. Saturno, Urano e Nettuno tifano per voi e vi promettono cambiamenti positivi su tutti i fronti. Che patata bollente sta per arrivare e non è solo un modo di dire. Il fuoco di Marte, ad altissima temperatura, si trasferisce alle acque del Cancro, mandandole subito in ebollizione poiché si tratta proprio del vostro dirimpettaio. Le tensioni riguarderanno anche voi, soprattutto la vita di coppia. Grandi passione o grande frizione, in barba alla mediazione della Luna in segno di terra come il vostro e di Nettuno tenero e carezzevole in sestile oggi non ci sono vie di mezzo, o 10 con lode o 0 meno. Amore ed Eros. Due possibilità, col partner vi baciate appassionatamente rotolandovi sul pavimento come gli amanti di un film a luci rosse, oppure vi tirate le stoviglie della nonna, incuranti del fatto che siano preziose porcellane dell'Ottocento. Eppure vi amate tanto,
solo poche ore fa pensavate di mettere su casa, organizzare un matrimonio, avere un bambino, ma se i caratteri sono diversi e dietro l'apparente self-control anche battaglieri. Ci si scontra e ci si riappacifica con la stessa naturalezza con cui si beve un bicchiere d'acqua. Beati voi che ci riuscite. Figli bellissimi e ipersensibili ma molto, troppo ostinati, anche la loro educazione in coppia può costituire un motivo di contenzioso, uno dei due la vorrebbe severa, l'altro libertaria. Chi dei due avrà ragione? Probabilmente la saggia e arcinota via di mezzo. Siete spiriti liberi che difficilmente si lasciano intrappolare. Quando però trovate qualcuno che vi tiene testa ne venite rapiti. Una persona, che non avevate minimamente mai potuto sospettare si interessasse sentimentalmente a voi, vi sorprende e ve lo fa capire senza molti preamboli. Le vie dirette e franche vi piacciono e l'approccio che avete avuto non vi mette in condizioni di difficoltà o di chi si è sentito invaso nella propria privacy. Prendetevi un po' di tempo prima di decidere, guardate dentro di voi e capirete se è giusto dare spazio anche a quella che adesso può essere una semplice curiosità. Lavoro e denaro? Se il domenica lo riservate alle trattative personali e agli acquisti privati, oggi vi ritroverete a litigare, specie se l'oggetto in questione è una bici o un'auto usata. Molto più piacevole e appagante frugare al mercatino delle pulci in cerca di vecchie chicche, libri, dischi del tempo che fu. Alternativa sempre valida la gita al lago o al mare, l'evento di piazza, lo spettacolo o il concerto a cui tenete particolarmente. Cercate di non concedervi troppe pause di riflessione. Le stelle sono molto positive, ma è preferibile adottare degli accorgimenti per agevolarvi nei compiti più faticosi. Riprendete le redini della vostra attività in ufficio, specie nelle prime ore del pomeriggio, quando la vostra lucidità riprende pian piano a innalzarsi a livelli di massima efficienza. Qualche collega può non trovarsi collaborativo e partecipare ai vostri interessi. Non ci date peso più di tanto. I risultati concreti saranno poi la cartina di tornasole per chi giudicherà il tutto dall'alto. Benessere. Occhio agli stati infiammatori, soprattutto se non siete avvezzi a bere superalcolici, ma stasera con la scusa dell'appio Uri il cocktail traditore vi manda su di giri. Attenzione alla guida con o senza bevuta, non solo in auto, anche in bici, vi basta un non nulla per distrarvi e andare a sbattere contro qualcosa o qualcuno. Se oggi non avete i riflessi pronti meglio cedere il volante oppure andare in tandem. Vivaci, comunicativi. Avete voglia di vivere situazioni diverse, nuove, di venire fuori dalle situazioni abitudinarie che cominciano a stancarvi, avere cura del vostro corpo è una buona soluzione. Per lei, da quando, voi così calme e riflessive, vi mettete a correre come forsennate in bici o in auto? Attente a quel che fate, la botta sulla carrozzeria è vantaggiosa per il carrozziere, non per voi. Per lui, partita disputata con passione. Raro vedervi così coinvolti, ma oggi lo siete dalla testa ai piedi, infatti la vincete con un punteggio da urlo. Colore delle emozioni, rosso pompeiano. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!